Salve ragazzi! Questo è il tempo che manca! Ciao Mauro, ciao Gianni! Fatemi sapere come siamo messi con la musica, se va bene. Salve Jen! Allora, prima di iniziare, fatemi sapere come siamo messi con la musica, se si sente bene, se è bassa, come siamo messi con la mia voce e soprattutto come siamo messi con le immagini. Ciao Silvio! Allora, vi vedo tutto io? Si vede fino sopra la testa? E la musica? Alzo il volume oppure ok così? Ottimo! E allora non ci rimane che aspettare. Ciao Carmen! Ragazzi, fare la diretta è fighissimo, sembra veramente stare negli studi. Ottimo! Allora vado un po' a spiegare in questi 2 minuti che rimangono prima della fine dell'allenamento come funziona. Allora, adesso lì, appena inizierà l'allenamento, vedrete sia il numero delle RPM, sia il livello chiesto dall'esercizio, quindi fondo lento, fondo lungo, fondo medio, eccetera, e sia il tempo che manca al termine dell'esercizio. Chi ha fatto il test, il CP16, si regolerà con le zone che gli ho mandato. Chi invece non ha fatto test e quindi lavora solo con la frequenza cardiaca massima dovrà rapportarsi alla percentuale che vedrà nel video. Quindi lì magari ci sarà scritto 70-75% della frequenza massima. Chi ha fatto il test invece dovrà leggere solo se si tratta di fondo lungo, di fondo lento, di fondo medio, eccetera. Una cosa importante, stiamo facendo una diretta, può accadere di tutto. Dovesse saltare il collegamento, voi continuate l'esercizio e io faccio in modo di ricollegarmi il più in fretta possibile. 3, 2, 1. Ok ragazzi, si parte, primi 3 minuti, 90 rpm, ci andiamo a scaldare, fondo, lungo, andiamo a 3 minuti in questo modo, oggi allenamento agilità. Per chi sta seguendo il programma è il secondo allenamento della settimana, sia per chi si allena 3, sia per chi si allena 4, sia per chi si allena 5 volte. Allora ragazzi, l'agilità
quali sono gli obiettivi? Ciao Benny, ciao Rocco! Quali sono gli obiettivi dell'allenamento dell'agilità? Sono quelli di aumentare l'efficienza della pedalata, consentendo così di esprimere maggiore velocità a parità di sforzo. E l'agilità va considerata come una qualità base, ok? Come lo è la forza, come lo è la potenza e come lo è la resistenza. Va allenata. Poi andremo a vedere durante la lezione, durante le fasi di recupero, quali sono i benefici dell'agilità. Allora, spieghiamo un attimo come si fa il riscaldamento, sia durante questa lezione, sia durante i video che troverete online. Allora, adesso noi stiamo andando fondo lungo, ok? Quindi dobbiamo partire dalla zona, dal livello più basso del fondo lungo, e abbiamo in questo caso 3 minuti per portarci nella zona alta del fondo lungo. Adesso al mio via, pronti a cambiare, rimaniamo stessa cadenza, aumentiamo la resistenza, fondo lento, sempre 90 rpm. Ragazzi, la musica va bene? Riuscite a sentirla? A me sembra bassa. Fatemi sapere, eh? Ciao Danilo, ciao Mauro. Anche qui, siamo partiti dalla zona bassa del fondo lento per portarci alla zona alta sempre del fondo lento. Ragazzi, una cosa fondamentale, non oggi, ma andate a vedere i video che riguardano la tecnica di pedalata. La pedalata rotonda, devo sia spingere che tirare. Questo per imparare la tecnica. Non è detto poi che la dovrò usare per forza. Magari non mi ci trovo, anche se io la consiglio. Però devo avere una scelta. Se invece non la conosco proprio, non va bene. Allora, ancora poco meno di un minuto, a 90 rpm, poi passiamo ancora 3 minuti a fondo medio a 100 rpm. Importante durante tutto l'allenamento, quando la cadenza sarà più elevata, ciao Pietro, non sobbalzare sul sellino, non fare questo, rimaniamo attaccati al sellino. Cambiare, 2, 1, fondo medio, 100 rpm,
anche qui 3 minuti. Ragazzi, poi se le pedalate sono 98 o 102, va bene uguale. Siamo nella fase di riscaldamento. Questi 3 minuti andiamo a concludere il riscaldamento con il minuto finale. Faremo 40 secondi, fondo veloce, 110 rpm e 20 secondi in soglia a 120 rpm. Proviamo ad aumentare di poco la resistenza piuttosto che il rapporto. Poi, appena terminato i 20 secondi in soglia, subito 30 secondi fondo medio a 110, ma c'è tempo. Pronti per 10 secondi, dobbiamo fare 40 secondi, fondo veloce, 110 rpm, pronti, via!
terza serie, via 110. Pronti? 2,
ne sembrano due. Pronti? Via! Vediamo se ne manca un'altra dopo, 90! Pronti? Vediamo! Vai, la decima! Ok, apro un po', 3 minuti, fondo lento, 90 rpm. Vediamo sempre. Dobbiamo immaginare di essere ancora in salita. Ragazzi, poi continuate. Io vado ad alzare un pochino la musica. Non vi fermate. Sobbalzare sul semino. Ragazzi, migliorando l'agilità andremo anche ad migliorare la resistenza, perché oltre a lavorare sulle fibre lente con la forza, andremo a lavorare sulle fibre veloci e quindi miglioreremo la resistenza alla fatica. Allora, tra poco più di 30 secondi, 30 adesso, eseguiamo lo stesso esercizio. Per 10 volte alterniamo 30 secondi a 110 rpm, a 30 secondi a 90 rpm, sempre a
d'accordo? Pronti? Via! 110! Pronti per la sesta.
Mi raccomando, bene ancorati alla sella. Pronti per la settima. 2, 1, via! Thank you.
video, il primo punto di recupero, quando facciamo un periodo di recupero lungo, è libero, cioè dobbiamo cercare solo di recuperare, quindi niente chiacchiere, niente attenzione alle parole, niente bevuta, niente asciugamano. Questo almeno per voi. Io sono costretto perché poi devo spiegarvi ciò che verrà dopo. Andiamo un po' sui pedali. Alleggeriamo un po' la parte bassa. Esercizio, una sequenza da ripetere 4 volte e termineremo così la fase centrale dell'allenamento e inizieremo il defaticamento. Non andate via nel defaticamento, è parte dell'allenamento. Allora, per 4 volte dobbiamo alternare 2 minuti a fondo medio a 120 rpm, se non riuscite a stare incollate a sedile calate le rpm, e 2 minuti a fondo lento a 90 rpm, questo praticamente. Pronti? 3, 2, 1, via!
sapere qualcosa. Poco più di 20 secondi e ripartiamo la seconda serie. Grande Mauro! Pronti? Via! Alla prossima! Bene Giuseppe! Tanto questo allenamento poi lo troverai online sia su Facebook che sul canale YouTube. Defaticamento fondamentale, poi anche allungamento dopo la doccia, fa parte dell'allenamento, è come l'agilità, fa parte della base, lo stretching non è una cosa in più, è allenamento, il defaticamento non è una cosa in più, è allenamento. Meno di 15 secondi, iniziamo la terza serie. Pronti? Via!
Vincenzo, alla prossima. Se poi però rimani collegato. Ancora una, ragazzi. Poi defaticamento. Se non ci riesco, ho due possibilità. O calo le RPM o diminuisco il tempo di esecuzione quando faccio i 2 minuti a fondo medio a 120 RPM. L'importante è non scomporsi. 20 secondi. Terminare le 4 serie, poi partiamo.
partiamo col defaticamento. Ok, 5 minuti, lasciamo il rapporto così com'è, con lo vento, andiamo su, buona termine, iniziamo. Per il fondo lungo, agite sia sulla resistenza sia sul rapporto. Grazie Rocco, ragazzi, mi raccomando, dobbiamo farci la voce, dobbiamo essere molti di più, gli iscritti al canale ci sono, ma dobbiamo fare in modo che siamo molti di più per far sì che il canale vada avanti, ragazzi. Stessa cosa sui gruppi, sul gruppo e sulla pagina. Invitate gli amici il prossimo mercoledì, ditelo a più persone possibili. Prossima settimana cardio, sempre mercoledì 18:30. Quindi cosa dovete fare voi? Chi sta seguendo il programma farà come secondo allenamento della settimana, se vuole fare la diretta, il cardio e lo invertirà con l'agilità. Quindi invece di fare l'agilità come secondo allenamento farà cardio, come terzo farà agilità. Questo per chi segue la diretta, chi non la segue continuerà a fare come da programma. Vediamo Salvatore cosa scrive. Non esiste al mondo un canale così, con tutta la preparazione a nuale. Grazie Mauro. Ancora un minuto a fondo lento, poi passiamo a fondo lungo. Rimanete con me ancora poco meno di 6 minuti. È come se stessimo facendo un esercizio. Piano piano mi sono portato, mi ero
passare al fondo lungo. Via. Sempre 90 rpm. Giuseppe, andiamo su, credo di avere un problema alla ruota. Voi continuate. E infatti, credo di aver volato, pensate, non volo da un anno alla testa. Voi continuate a 90 rpm. Io calo le rpm. Vabbè, ma questo è il bello della diretta, no? Anzi, vuoi continuare, eh? La mia spinta, eccoci qua, vedete che avere più soluzioni serve. Magari Mauro è la iella questa, però come dico sempre io, la realtà è come è e non come vorrei che sia. Dicevo, vedete a cosa serve avere più soluzioni? Quindi, pedalata rotonda, meglio conoscerla o no? Sì, più soluzioni ho, prima esco dalla situazione problematica. Ora, poco più di due minuti insieme. Scegliere quella col grafico oppure quella con cui pedalate insieme a me. Meno di un minuto fino al termine. Secondi al termine, ragazzi, a me non rimane che farvi
i complimenti e darvi appuntamento alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Alla prossima!